Giovedì 20 gennaio 2011, presso il Palaporto Maiori Costiera Amalfitana, si è svolta la tavola rotonda dal nome Il Comune di Maiori verso Rifiuti Zero, con lo scopo di presentare al pubblico la strategia che porterà il Comune di Maiori verso una nuova politica di sviluppo sostenibile per il Paese, per l'appunto Rifiuti Zero. Noi l'altro ieri abbiamo approvato in Consiglio Comunale una delibera con cui aderiamo a questo progetto. Questo progetto non è altro che un percorso che dovrebbe portarci al 2020 a non produrre più rifiuti che non siano riciclabili, riusabili o compostabili. È che se cambiamo registro, non solo noi faremo una cosa eticamente giusta, faremo una cosa economicamente redditizia e andremo verso, incoraggeremo e creeremo un turismo, un ambiente che sicuramente ci consentirà di sviluppare il turismo, di rendere la nostra città più bella, più pulita, più accogliente. Il ruolo del volontariato penso che in un momento che stiamo vivendo così difficile è quanto mai efficace ed incisivo, perché è compito del volontariato assumere a sé anche un ruolo politico. Il ruolo politico significa dare diritto di cittadinanza attiva, dare diritto di rappresentanza, dare alla parola democrazia una connotazione concreta. Il contributo del volontariato dell'ANPAS, ma come dicevo prima, non solo dell'ANPAS, ha aderito perché obiettivamente, tra l'altro, nella loro mission, questa del supporto alle decisioni, soprattutto quando sono legate a sostenibilità ambientale e sociale, non possono mancare. Rossano Ercolini ha presentato l'esperienza di Capannoni, il comune toscano che per primo in Italia nel 1997 ha applicato Rifiuti Zero, elaborata dal Paul Connett. Strategia che ha permesso alla città in provincia di Lucca di raggiungere in poco tempo una raccolta differenziata dell'83% e a distanza di 14 anni di essere considerato uno dei comuni più virtuosi che ha adottato le cosiddette buone pratiche. Rifiuti zero che non è una suggestione, vedremo che è un percorso concreto, idealistico però applicato in un tempo realistico. Quindi chi banalizza, chi cerca di rimuovere questa corsa alle buone pratiche che sta avvenendo in Italia, non c'è solo Napoli, non ci sono solo i cumuli lungo le strade, ma ci sono delle esperienze virtuose che non sono solo al nord, non sono solo al centro, tra l'altro al centro ce ne sono poco, ve lo garantisco io, ma sono anche al sud e questa provincia, la provincia di Salerno, una delle più virtuose d'Italia. Ha chiuso i lavori Paul Connett, ideatore della strategia Rifiuti Zero, professore emerito di chimica generale, chimica dell'ambiente e tossicologia alla St. Lawrence University di New York. Il vulcanico e vivace professore Connett, con l'ausilio delle immagini, ha raccontato in maniera semplice ma efficace che cos'è la strategia Rifiuti Zero. Una metodologia che mira a raggiungere il riciclaggio del 100% dei rifiuti, ritirando dal commercio tutti quei prodotti che non sono riciclabili. È un metodo che ha come presupposto necessario la combinazione di tre livelli di responsabilità: quella della classe politica che fa le leggi, quella della comunità nella fase finale del processo e quella industriale che invece avviene all'inizio del processo. Rifiuti zero is no to incineratori, no to discarica. It requires responsabilità della comunità a valle, responsabilità industriali a monte, and uno bono leadership politica to bring these two together. After compostaggio, recycling, reuse, repair, and so on, the ultimate message is this, from the community to industry, from a valley a monte, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. Sì, allora, no, rifiuti zero è non mandare rifiuti in discarica all'inceneritore, ma è di mettere insieme la responsabilità della comunità a valle con la responsabilità a monte dei produttori, attraverso una illuminata, capace leadership politica.
se noi facciamo il compostaggio, se noi facciamo il riciclaggio e studiamo il residuo, arriveremo gradualmente alla, tendenzialmente all'azzeramento dei rifiuti. Tutto questo consente e si fonda sul coinvolgimento della gente e della comunità. E un messaggio fondamentale è che quello da inviare ai produttori, alle industrie, alle imprese, quello che non può essere riciclato, quello che non può essere compostato, non dovrebbe essere stato prodotto e va riprogettato attraverso un nuovo disegno industriale. This journey begins with everybody's fingers and ends with some of the brightest minds in our society. Questo viaggio inizia con le 10 dita e finisce con il cervello della gente, connettendo queste due parti del nostro corpo. So Porta a Porta is the trampolino to Rifiuti Zero, and Rifiuti Zero is the trampolino to sustainability.